La Paganese torna alla vittoria in Coppa Italia, battendo il Savoia per 1-0 grazie alla rete di Nassim Mendil. Azzurro stellati largamente rimaneggiati, il tecnico capuano infatti perde per squalifica De Lorenzo, Berardi e Caracciolo, oltre agli ultimi acquisti Bacchi e Ferreri. Oplontini imbottiti di giovani ed ancora incompleti, il DS Raimondo è impegnato a reperire sul mercato alcuni calciatori esperti per completare la rosa. Si gioca su ritmi non proprio elevati e il match vive di fiammate. Al 21esimo occasione da rete per Mendil, che tutto solo in aria indugia troppo e si fa anticipare in angolo da un difensore avversario. Sugli sviluppi del corner, battuto da Tisci, il franco algerino si fa perdonare e di testa batte Capasso. Quattro giri di lancette e il raddoppio sfuma di un soffio. De Giosa manca da pochi passi, il tapin vincente in scivolata. Il Savoia non riesce a venir fuori e si affida ai tiri dalla distanza, come quello di Nicoletti al 36esimo, sfera sul fondo. Nella ripresa sono gli Oplontini ad aprire l'ostilità al 12esimo. Sul tiro di Marzullo, Melillo devia in angolo. Passano 6 minuti e gli azzurrostellati mandano alle ortiche la possibilità del raddoppio. Esposito, tutto solo in area, angola troppo il diagonale. Al 34esimo ci prova Di Cosmo, ma Capasso blocca. Al 38esimo cerca gloria anche il difensore azzurrostellato Astarita. L'ex Giuliano recupera una palla destinata sul fondo, entra in area e prova a sorprendere Capasso sul primo palo. L'estremo difensore torrese mette in corner. L'ultima azione degna di nota la regala Di Cosmo, che si libera del suo marcatore, ma la sua botta in aria trova il portiere Plontino pronto alla respinta. Il match termina qui. Per la Paganese un buon test in ottica campionato. Capuano ha potuto assaggiare le condizioni dei vari elementi che compongono la rosa. Ora però si fa sul serio, domenica scatterà il campionato. Contro il Foligno in palio i primi 3 punti pesanti.